Ciao ragazze, bentornate, ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi nuovo video, nuovo Get Ready With Me, e oggi è un po' un Get Ready With Me a sorpresa, perché vi faccio vedere una cosa che non so se ancora avete visto, perché io non so se questo video ve lo metterò prima o dopo il video haul che vi ho girato in questi giorni. Non lo sapete neanche, perché non ve l'ho detto ancora neanche su Instagram, ma oggi vi realizzo uno dei miei look strong con una palette d'eccezione che io praticamente ho comprato così, nel senso che pensavo di non trovarla. Alla fine sono andata da Sephora un pomeriggio che ero praticamente in giro a fare una passeggiata e mi sono comprata lei, la Anastasia Beverly Hills, in collaborazione con Jackie Aina o Aina, non so come si dice, uno dei due comunque. Allora, diciamo che sono stata catturata certamente dal pack, perché ha un pack meraviglioso. La apro insieme a voi perché ancora l'ho lasciata all'interno dello scatolo, anche se, ripeto, vi ho fatto un video haul, quindi la vedrete prestissimo. La palette è questa, è una meraviglia, un pack morbido tutto quanto tipo in simil pelle, con queste sfumature unicornose. All'interno della palette c'è uno specchio con una pellicola che cercheremo di levare adesso insieme, se ci riesco, perché chiaramente con queste unghie che mi ritrovo non è facile, ma sì, ci sono riuscita. Lo leviamo insieme, la classica, diciamo, pellicola protettiva dello specchio. E poi all'interno c'è anche un pennellino che adesso lo vediamo insieme, lo apriamo insieme, anche perché ho intenzione chiaramente di utilizzarlo come tutti i pennelli di Anastasia Beverly Hills, che ha lo sfumino da un lato e il pennello piatto, diciamo, però un bello cicciotto dall'altro lato. La palette si presenta con questi colori stra mega fichi, bellissimi. Ho intenzione, quindi ve lo dico subito, se non volete vedere un look strong dovete chiudere il video, perché io ho intenzione di fare un look strong, perché mi compro sta palette, non credo di fare un look semplice, perché sennò avrei preso un'altra palette. Quindi adesso cominciamo subito, vi faccio vedere quello che realizzerò, posto che non so che cosa realizzerò. Prima però di cominciare vi dico cosa ho utilizzato per il viso, perché come potete vedere sono parzialmente truccata. Al solito cerco di portarmi avanti, perché sennò i miei Get Ready With Me durano tipo un'eternità. Tanti prodotti nuovi, ho utilizzato i due primer che mi sono arrivati da Beauty Big Bang, che sono, uno è il Rose Gold, l'altro è un primer per i pori, si chiama Blur Primer, e entrambi li ho utilizzati sul viso. Chiaramente il Rose Gold l'ho messo all'inizio dopo aver fatto la skin care, mentre quello per i pori l'ho messo solo qui sul naso e un po' sulla fronte. Stop. Li sto testando, sono dei prodotti che mi sono arrivati ora da Beauty Big Bang, non dico niente perché ancora li ho utilizzati un paio di volte. Come fondotinta, perché oggi un po' di fondo l'ho messo, ho fatto un mix di questi due. Ho utilizzato principalmente la BB Cream, il Fluid Foundation della collezione Ocean's Feel di Kiko, nella tonalità numero 5, che ho miscelato al Liquid Velvet di Wycon anti-lucidità. Questo però è il numero 5, perché siccome sono un po' bronzatina ho fatto questo mix e il risultato è perfetto, perché mettere solo questo era troppo leggero, volevo qualcosa per coprire un po' di magagne, perché ho dei brufolini, e quindi ho fatto qualcosa di un po' più pesante, di un po' più coprente, anche e soprattutto perché devo uscire, quindi volevo una base un po' più strong. Poi ho messo un po' di primer sugli occhi, sempre quello di Kiko, questo è il Neutral. Le sopracciglia le ho ridisegnate con un prodotto sempre nuovo di Beauty Big Bang, che è questa matitina per sopracciglia, che anche questa vi ho fatta vedere in quel famoso video che non so se ancora vi ho messo online, nella tonalità dark brown, che ha dietro uno spazzolino vero e proprio anziché uno scovolino, quindi uno spazzolino molto carino. Il risultato mi piace perché è molto 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 naturale. E niente, questo insomma è la prima base che ho fatto. Ho coperto un pochettino i brufolini con un po' di correttori, perché avevo soprattutto questo un po' infiammato, anche se oggi ho fatto una maschera, però è il primo giorno, ci sta. Allora andiamo subito a prendere la palette, quindi io direi di cominciare subito. Prendo questo pennello di Beauty Big Bang, questo è anche una new entry, li vedrete prestissimo. Questo è un pennello da sfumatura un po' angolato, e vado subito a prendere il primo colore. Ragazze, sono proprio indecisissima, perché ci sono dei rosa bellissimi, quindi non so se fare... Sì, farò qualcosa sul viola questa volta, ci ho pensato. Quindi vado a prendere Supreme, che è in pratica il rosa, al solito polverosissima come tutte le palette di Anastasia, quindi sbattete bene l'eccesso. Meraviglia delle meraviglie, cioè non so se state vedendo che meraviglia è questo rosa, che è un rosa veramente molto
shock, perché dalla cialda sembrava molto più smorto, invece una volta poi messo sulla palpebra si vede e come. E vado a fare la mia sfumatura appunto nella piega dell'occhio. Ok, a questo punto vado a prendere Pinker, che è il colore un po' più scuretto che c'è accanto, che appena l'ho visto mi sono subito innamorata di questo colore, perché è proprio un rosa malva, bellissimo, molto scuro. Lo vado a mettere sempre sulla piega dell'occhio, lo vado a lavorare per bene, perché sono dei colori, come sapete, molto pigmentati, quindi dovete andare un attimino a lavorarli per bene. Potete vedere, i colori sono wow, quindi vado subito a sfumare col pennello che abbiamo detto essere in dotazione nella palette. E al momento lo lascio così e vado a scurire ancora di più con Big Wig, che è quello, il viola più, diciamo, più electric che c'è accanto, e vado anche nella parte finale dell'occhio, quindi vado un po' a sporcare la parte finale dell'occhio e la piega dell'occhio con questo viola bellissimo, ragazze, bellissimo. Si fanno fallout, però molto meno per esempio della Saltry o della Modern, devo dire. Almeno così a primo acchitto mi sta sembrando così, perché io cerco anche nel frattempo di darmi le mie prime impressioni su questa palette. E mi sembra che facciano molto meno fallout delle altre. Boh, che faccia, ecco, scusate. Aiuto con un pochettino di questo qui che si chiama Ginger, che è una sorta, diciamo, di color ginger, come si suol dire. Proprio ne uso un pizzico perché, come potete vedere, è pigmentatissimo. Allora, siccome nella palette non c'è un color panna, purtroppo, perché è comunque una palette particolare, vado a prendere la mia In My Birthday Suit di Moolah, e vado a prendere il color Topless, che appunto è il color panna, e vado a sfumare qui sotto l'arcata e vado un attimino a sistemare appunto la sfumatura. Vado a prendere dalla palette questo marrone Credit, che è praticamente un marrone, sempre un marrone bruciato molto scuro, e vado solo proprio nella parte più esterna, quindi proprio qui. Nella parte sotto vado a prendere Ages, che è una sorta di color... di color Carrie, molto più scuro, quindi lo metto proprio, lo posiziono qui sotto. Ok, vado a fare un po' un mix di questi due e li metto nella parte più esterna, in modo da richiamare comunque il look sopra. Ed infine, siccome al solito lo voglio più scuro ai lati, vado a prendere il My Birthday Suit, quindi una cosa l'abbiamo capita, questa palette da sola non può essere utilizzata, e vado a prendere il nero, che si chiama Taboo, e vado giusto proprio nella parte più esterna. Bene, a questo punto ci occupiamo della parte interna del look, e chiaramente io faccio sempre la solita cosa, ossia passo un po' di correttore per utilizzare uno dei colori della palette che ho già individuato. Vado a fare la mia half crease. Ok, adesso che abbiamo fatto questo half crease, io direi di utilizzare questo colore qui, che io, non lo so, mi attira. Intanto lo sbocciamo col dito. È bellissimo. Sì, proviamo. Che bello! È tipo,
È un po' tipo sulla scia del pigmento di MAC, no? Il blue brown, tipo quel colorino che c'è anche nella Carmi Mua, che è bellissimo pure. Molto, molto, ragazzi, io lo sto sfiorando, lo sto sfiorando e non ho messo glitter glue perché non voglio utilizzarla, ho utilizzato solo una base appiccicosa, ossia un correttore, perché quello lo faccio sempre per, più che altro, in modo che il colore sia più vibrante una volta applicato sull'occhio, ma guardate che bello. So che col dito non si è mai precisi, però col dito praticamente alla fine il risultato sicuramente è molto più sparkle. Un pennello piatto lo vado a prelevare e lo vado a sistemare giusto qui. Lascio solo quest'angolino qui libero perché lì voglio mettere un altro colore che ho individuato sempre della palette. Con un pennello molto piccolo da precisione vado a prendere questo colore qui che si chiama Trust Issues, che è... mi sembra molto 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 sparkle, e lo vado a posizionare nella prima parte del make up, quindi qui angolo interno, e lo vado a, guardate che bello, è una sorta, diciamo, di top coat un po' con una base bianca ma dei riflessi gialli. Dovete pucciare bene il pennello per questo, per avere il risultato che voglio io, che è praticamente luminosissimo. Dovete proprio pucciare il pennello, bellissimo. Adesso cosa faccio? Off camera metto eyeliner, sistemo le ciglia, non so se metto le ciglia finte, e torno da voi. Allora, rieccomi qui da voi, ho fatto una bella linea di eyeliner utilizzando questo qui che è il liquid ink di Essence, quello waterproof. Io uso ormai sempre solo questo, voi lo sapete, mi ci porto la testa ma io lo adoro, e ho messo abbondante mascara, quindi non ho voluto mettere le ciglia finte, e oggi ho utilizzato questo mascara, guardate che meraviglia. Questo è il mascara nuovo che mi è arrivato da Beauty Big Bang e si chiama Secret Express Control. Vi faccio vedere anche lo scovolino, posto che vi ho girato un video nel quale vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Uno scovolozzo bello grande, il risultato è questo, a me piace tantissimo, non ho voluto mettere quindi le ciglia finte, e ora insieme andiamo a mettere il correttore e vi faccio vedere, visto che ve ne ho detto tantissimo, il Bye Bye Under Eye di It Cosmetics che mi ha regalato Claudia, la mia amorina. Vi faccio vedere quanto è bello questo correttore e quanto ne metto, vi faccio vedere quanto ne metto, un pizzico di qua, un po' qui e un po' qui. Ne ho messo veramente un pizzico. Adesso vi faccio vedere con la spugnetta cosa fa questo, cioè, parliamone. È anche troppo quello che ho messo, è anche troppo. Guardate che meraviglia di correttore, cioè con un pizzico di questo correttore abbiamo un'occhiaia che splende, che risplende. Sicuramente è un correttore, intanto non vi ho detto neanche come si chiama, cioè si chiama Bye Bye Under Eye, è un full coverage anti-aging waterproof concealer. Non vi avevo neanche detto come si chiama. Secondo me è un correttore, come diceva la Claudia, e ne parlavamo l'altro giorno, che è adatto per chi non ha il contorno occhi secco, comunque che non ha particolari rughette, perché se no è troppo, troppo, troppo evidente. Cioè, nel senso, lo sentite troppo, lo vedete troppo. Io, onestamente, invece cerco proprio questo da un correttore, perché ragazzi, a me il correttore mi piace così, c'è poco da fare. A questo punto lo andiamo a fissare nettamente con un po' di cipria in polvere libera, questa è sempre di Beauty Big Bang ed è sempre la 01, ormai, vabbè, che ve lo dico a fare, vi parlo sempre di questa cipria, sempre con un pennellino di Beauty Big Bang a prelevarne un po', e lo vado a mettere per fare un po' di baking sopra il correttore in modo tale da farlo asciugare un attimo. Per fare un po' di contouring barra bronzing utilizzo la mia nuova terra, la mia new entry, che è la Chocolate Soleil di Too Faced. Questa qui è nella tonalità matte, cioè non è nella tonalità matte, sto dicendo una cavolata, è un long wearing matte bronzer, ma la tonalità è questa, insomma è la Chocolate Soleil. Non spariamo cavolate, andiamo a prendere un bel pennellazzo di questi qua proprio belli strong, duo fibre, che è praticamente per fare questo lavoro che sto per fare è perfetto, perché io lo vado a intingere e poi vado a metterlo così a mo' di bronzer, in modo da esaltare la mia abbronzatura. Come blush mi sono portata il Wycon, il Baked Blush,
cioè nella tonalità 102, troppo bello. Prendo sempre un pennello di Beauty Big Bang, ormai ci abbiamo preso gusto, e vado un attimino, sperando che non sia troppo fitto, quindi che non mi faccia un effetto, diciamo, Heidi, e vado a metterlo giusto nel guanciotto. No, non è male. È un bel arancio questo Baked Blush, voi lo sapete, ve ne parlo sempre di questo blush che tra l'altro sta finendo, me lo dovrò andare a ricomprare, anche se ho visto che la mia dolcissima Monica se l'è comprato in una tonalità che mi piace, mi sta attirando, che è una sorta di pesca, mi pare che lei abbia preso il 100, e penso che appena finisco questo mi vado a prendere quello nella tonalità 100, perché onestamente così cambio anche un po', e vado poi adesso con un po' di cipria, questa qui è sempre la mia mitica Brighten Up di Essence, che c'ha il buco. Vado con un Kabuki, questo qua è quello di Essence di 150.000 anni fa, vado un attimino a sistemare, levare la cipria del baking, che avrà già fatto il suo egregio lavoro, e vado a mattificare. E a questo punto vado a mettere un po' di mascara pure sotto, sulle cigliette inferiori, e vado sempre ad utilizzare questo di Beauty Big Bang. Vorrei aspettare qualche minuto perché vorrei mettermi lo spray fissante, però questo qui di Neve Cosmetics che sto usando adesso, che è appunto la nebbia fissante, bagna un po' il viso, per cui se per esempio avete degli elementi ancora umidi in faccia, vi spataflesciate tutto, nel senso che il mascara ancora è fresco, quindi aspetterei qualche secondo e poi vado. Allora, è molto gradevole perché comunque l'effetto è un effetto fresco, però mi sono sporcata perché comunque bagna. Quindi vado un attimo a soffiarmi. Quando vi sporcate col mascara qui sotto, non fate mai l'errore di toccarlo subito, cioè aspettate che sia tutto asciutto per poi rimuoverlo con un cotton fioc, ma anche quando vi succede sulla palpebra superiore, perché se no sporcate tutto di nero. Quindi prendete un cotton fioc e lo passate sul mascara quando è asciutto e il mascara automaticamente verrà via. A questo punto passiamo all'illuminante, e siccome abbiamo fatto questi occhi che tendono sul dorato, mi sono portata Ecstasy di Basic Gaia, che è il primo illuminante che comprai della serie Basic Marble. Vado a prendere un pennello da sfumatura bello ampio, questo è di Essence, lo vado a pucciare all'interno del cialdino e lo vado a spataflesciare sul mio viso, perché voi sapete che senza illuminante io non so stare, e quindi lo vado a mettere. Sotto l'arcata invece voglio utilizzare questo colore qui che si chiama Soleil, che è un sempre dalla palettina, che mi sembra essere molto molto interessante. Lo vado a mettere, infatti è molto interessante, è proprio un doratino, e lo vado a mettere proprio qui sotto. Allora io vado a mettere qualcosa sulle labbra e torno da voi. Ok, ed eccomi qui con il look finito. Sulle labbra ho fatto proprio un putpourri questa volta, perché mi sono portata due rossetti che era da tantissimo tempo che volevo di nuovo riprovare, però poi ho messo il primo e ho detto però mi piace pure l'altro, e quindi poi sono andata a metterci un po' solo al centro delle labbra anche l'altro. Allora, il primo che appunto vi faccio vedere, che è quello che ho utilizzato come base per tutte le labbra, è questo cream sheen di MAC che si chiama Modesty, che è un colorino veramente sheer molto molto carino, è proprio un rosa chiaro, un po' mortizzo, come direi io. Mentre siccome non mi convinceva solo questo rosa, ho voluto mettere sopra proprio un pizzico di Mu di Mulac, che è appunto invece questo nude ancora più smortizzo, tanto per cambiare. E poi ho utilizzato come matita contorno labbra la mia Huda Beauty Lip Contour nella tonalità Bombshell, che io praticamente, cioè se la vedete, era così questa matita, praticamente la sto utilizzando sempre quando uso una matita per le labbra, ormai sto prendendo sempre questa, praticamente sta prendendo il posto della mia Lovely Frappuccino, perché a me la colorazione mi piace veramente tantissimo. Ve la faccio vedere, questa qui è praticamente un rosa caldo bellissimo, quindi mi piace da morire. Questo è insomma il look finito, spero vi piaccia. La palette, vabbè, sicuramente ha risposto a quelle che erano le mie aspettative, perché è una palette molto elegante, molto bella, è una palette particolare, ha dei colori chiaramente particolari, per cui è un po' come quando si compra la Riviera, no? Sempre di Anastasia, la si compra perché
c'è un range di colori particolari, anche qui c'è un range di colori particolari perché manca un colore per sotto la palpebra, quindi un illuminante, manca comunque un nero, quindi è una palette proprio per intenditori, secondo me, cioè per chi vuole avere questa palette, secondo me. Il risultato a me gusta tantissimo, io vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Stay tuned!